Chi cerca riscatto, chi invece la continuità dei risultati. Di certo Angolana e Pontevomano hanno nella testa un solo obiettivo: vincere per avvicinarsi alla permanenza nella categoria. Rachini, dopo l'inaspettato 5-0 di Casalbordino, si affida all'esperienza dei vari Fuschi, Miani e Farindolini per risollevare le sorti. Gli ospiti di Mister Piccioni, con 5 risultati utili consecutivi e la prestigiosa vittoria sull'Avezzano, sono probabilmente la sorpresa principale degli ultimi mesi. Fischia Carlo Bassoli di Monza. Prime fasi lente e di studio, la prima occasione per i nerazzurri. Ciarcelluti sradi con pallone dei piedi di Basilico, la conclusione viene respinta con qualche difficoltà da Gava. Il Pontevomano si difende con ordine e quando riparte fa paura. Sponda di Touré alla ricerca di Polisena, la deviazione favorisce Faenza che pecca di potenza e cestina tutto. Funziona l'asse Farindolini-Ciarcelluti, ma a segnare è la squadra di Mister Piccioni. Si distendono in contropiede i gialloneri, bomber Polisena lascia sul posto Fuschi con un tocco di suola e batte Marco Tullio. 0-1, timbra sempre il cartellino, il numero 7. Ripresa che inizia con il raddoppio ospite, punizione insidiosa di Gian Giacomo con Marco Tullio non esente da colpe. L'angolana accusa il colpo, contatto Cichella-Polisena e calcio di rigore assegnato dal fischietto lombardo. Dal dischetto ancora Polisena per il tris e il 15° gol in campionato, numeri da fuori classe. Dilaga con cinismo il Pontevomano, altra punizione, Cernaz disegna una parabola che finisce la sua corsa in fondo al sacco. L'angolana a testa bassa cerca di accorciare le distanze, saetta di Cichella, Gava risponde presente. Ripartenza a Pontevomano con Di Stefano, diagonale che si spegne fuori di poco. Nel finale il forcing dei padroni di casa porta al tiro prima Ruggeri e poi nella stessa azione Farindolini, Fuschi e Lombardi. Il gol lo trova Simone Miani che appoggia in rete il pallone offerto da Farindolini. Nel recupero ancora il bomber di casa colpisce un legno e sulla ribattuta Ciarcelluti non inquadra la porta. L'ennesima boccata d'ossigeno per il Pontevomano che risale prepotentemente in classifica. Un altro passivo pesante invece per l'Arenato Curi angolana. Beh, se devo essere onesto, non mi è piaciuto l'atteggiamento con cui siamo entrati in campo. Il primo tempo secondo me hanno fatto meglio loro e quindi qualcosa ha lasciato la vittoria dell'Avezzano a livello di concentrazione. Poi il secondo tempo, credo dopo il 2-0, abbiamo fatto noi la partita, potevamo fare altri gol. Dispiace aver preso gol alla fine, perché avete visto che nel calcio bastano 2 minuti, in 2 minuti abbiamo preso un gol e hanno preso un palo, basta calare la concentrazione per 2 minuti. E comunque, ripeto, mi dispiace per l'angolana perché comunque i 4 gol di differenza, i 3 gol di differenza non ci sono, però sono contento per la mia squadra perché siamo partiti dal baratro, 7 partite, 0 punti, stiamo piano piano cercando di vedere la luce, ma il cammino è ancora molto lungo. Marco Ciarcelluti, il campo dice Angolana 1, Pontevomano 4, però ci sentiamo di dire che il passivo sia troppo pesante per quello che avete espresso oggi. Sì, diciamo che purtroppo però per il risultato nel calcio è... Anche se magari vedendo la partita o vedendo le immagini si potrebbe vincere che sia un risultato bugiardo, dato che credo che abbiamo battuto 10-15 calci d'angolo, che abbiamo tirato verso la porta avversaria almeno 15 volte, subendo 4 tiri per lo più e 3 gol su palla inattiva. Però purtroppo il calcio è anche questo. Siamo in un momento sfortunato dove qualsiasi cosa, ogni volta che la palla entra nella nostra area rischiamo di prendere gol e facciamo fatica a farli. Però l'obiettivo è fisso nelle nostre menti, è quello di salvarci il più presto possibile, in ogni modo, e quindi lavoriamo verso quell'obiettivo.